Sono Angelo Calzone, consigliere regionale della WWF Calabria e avvocato in Vibo Valentia. Vivo e lavoro appunto a Vibo Valentia, dove mi occupo di diritto civile, penale e amministrativo. Sono anche un socio attivista sia nelle aule giudiziarie che fuori. Ormai da anni sono al fianco della WWF in tutte le battaglie a difesa dell'ambiente e per quanto riguarda quelle che sono le vicende giudiziarie di cui mi sono occupato, cito solo le ultime, mi riferisco in particolare al ricorso contro il calendario venatorio della Regione Calabria, dove abbiamo ottenuto un ottimo successo, essendo che il Tribunale amministrativo regionale ha accolto la nostra richiesta di sospensiva. Per quanto riguarda invece l'ultimo processo penale al quale ho partecipato, diciamo al quale sto partecipando, e questo si tiene a Reggio Calabria, il cosiddetto processo Leo Copeta, che vede alla sbarra tutta una serie di soggetti che a vario titolo sono implicati in un traffico di rifiuti pericolosi che dalla centrale Enel di Brindisi venivano trasferiti in Calabria e qui smaltiti abusivamente e illecitamente in una cava abbandonata. Ovviamente si tratta di tutta una serie di reati che vanno dall'associazione a delinquere, dal traffico di rifiuti speciali, alla discarica abusiva, allo smaltimento illecito dei rifiuti, alla violazione delle norme a tutela del paesaggio. Un processo simbolo che speriamo si concluda con la condanna di tutti i responsabili. Grazie.